che riguarda prevalentemente sarà divisa in tre parti e riguarda l'interpolazione spaziale. L'interpolazione spaziale che poi andremo ad attuare nelle prossime lezioni di laboratorio sotto varie forme. Avere una rappresentazione spaziale dei dati è assolutamente necessaria, anche se noi le nostre misure spesso le facciamo solo in punti determinati. Per esempio, nel caso dell'analisi delle precipitazioni che voi cominciate a conoscere bene, voi avete una stazione idrometeorologica in un punto. Quella vi dà, voi vi siete occupati delle variabili esterne, ma avete visto anche che ci sono i record di precipitazione orario, addirittura. Però quella vi dà l'informazione in quel punto, cosa succede? Poi voi avete informazioni in tanti punti e volete estendere nello spazio questa informazione. Un modo canonico di estendere le informazioni dello spazio è quello di scrivere un sistema dinamico di equazioni che descrive il fenomeno che per esempio genera la temperatura o genera le precipitazioni, ma questo nella maggior parte dei casi è al di fuori della nostra capacità, non solo della nostra intesa come qui, noi, ora, in questo momento, ma in generale di tutti. E ragione per cui diviene importante appropriarsi di alcuni metodi di interpolazione spaziale. Si parla di interpolazione spaziale appunto quando abbiamo dati misurati in un insieme di punti discreti e noi vogliamo interpolare questo campo di dati che si immagina definito con continuità nello spazio attraverso vari metodi. L'elemento che sicuramente tutti avete visto di interpolazione spaziale è quello della topografia. Poi un altro elemento importante è la temperatura, per noi un altro elemento importante sono le precipitazioni. Potrebbe essere anche, come è scritto qua, lo studio della distribuzione delle concentrazioni di elementi chimici. In fin dei conti voi siete ingegneri ambientali, non ancora, ma in pectore, diciamo. Quindi saper rappresentare come variano queste variabili è importante. Non c'è una ricetta unica che vada bene per tutte queste variabili. In generale è bene conoscere alcune caratteristiche delle variabili stesse che sono in gioco. Però i metodi poi alla fine risultano racchiusi in alcune categorie. Noi abbiamo quindi n misure e sulle X-ray dati e queste abbiamo una nuvola di punti, per esempio come questa, e la vogliamo costruire una superficie come questa. Il problema non ha una soluzione univoca, possono essere costruite tante curve che interpolano un insieme di dati. Queste curve che interpolano un insieme di dati possono sia passare per i punti che non passare per i punti. Quindi abbiamo metodi di interpolazione che passano per i punti di misura e altri che semplicemente li interpolano. Speriamo che stia aerei qua non preannuncino qualche bombardamento sopra Mesiano, non so, una cosa di questo tipo. Quindi il problema matematicamente è lascia un campo infinito di soluzioni e per risolvere questa infinità di possibilità normalmente noi facciamo delle ipotesi. Per esempio appunto quella degli interpolatori esatti, cioè di passare per i punti, è un'ipotesi che si può fare. E certo non conosciamo l'andamento tra i vari punti e questo andamento tra i vari punti non è detto che sia così, diciamo, smooth. Come è rappresentato qui. Potrebbe essere, per esempio, questa semplicemente la rappresentazione di un fenomeno oscillante con una certa frequenza di cui noi campioniamo alcuni punti. È per questa ragione che io vi ho detto che dobbiamo avere informazioni anche di altro tipo sui dati. E anche considerando che le misure sono esse stesse delle affette da errori, interpolare passando esattamente per i punti non è necessario
Dato un campo, noi possiamo interpolare questo campo con delle curve o delle superfici globali, cioè di cui diamo l'espressione globale, e poi interpoliamo, per esempio applicando anche non so, un metodo che sicuramente conoscete, il metodo dei minimi quadrati, e qui vedete delle tecniche di interpolazione di questi casi. Generalmente il però gli interpolatori globali poi che in pratica si attuano sono interpolatori globali non so se sono tipo piani oppure polinomiali di basso ordine. C'è un problema intrinseco nell'interpolazione dei punti, poiché vi ho detto che i punti sono punti di misura e quindi sono affetti ai sistemi di errore. Noi possiamo immaginarci certamente degli interpolatori che passano anche per tutti i punti. Tipicamente questi sono polinomi di alto ordine. E però se c'è il rumore noi rischiamo di interpolare anche il rumore. Quindi interpolare con funzioni di alto ordine in genere non è una cosa necessariamente buona, può essere anzi una cosa anche cattiva, nel senso che appunto interpolando poi il rumore, cioè gli errori che ci sono sulle misure, non diamo una rappresentazione corretta in fase, chiamiamola predittiva, degli altri punti. In genere i campi in cui abbiamo a che fare in idrologia sono campi molto eterogenei nello spazio, quindi tutt'altro che uniformi. E in generale quindi si presume anche che le variabili che controllano la variabile che noi osserviamo cambino nello spazio molto, molto frequentemente. Per cui un'ipotesi che si fa molto spesso è che in realtà punti fisicamente lontani non abbiano alcuna relazione con le misure che sono fatte nel luogo che noi vogliamo sapere. Pertanto, per esempio, si usano spesso degli interpolatori locali, cioè per interpolare le precipitazioni sul Trentino non usiamo tutte le precipitazioni su tutta la faccia della Terra, ma usiamo per esempio le interpolazioni su una parte dell'Austria, se l'area di osservazione è quella, su un po' sul Friuli, un po' sul Veneto e un po' sulla Lombardia. Qualche volta ha importanza il supporto dove sono stati definiti, cioè comunque la spaziatura delle misure. Questo in realtà, questa slide qui è più legata all'interpolazione dei dati digitali del terreno. Misure effettuate, dati digitali del terreno, a parte che adesso ci sono delle tecniche particolari, tipo l'asse altimetrica e così via, che rendono, se vogliamo, l'interpolazione in senso tradizionale un po' superata, perché quei dati restituiscono valori del terreno, per cui si vedono i sassi, si vedono i marciapiedi. Cioè, certamente. Sapere con quale qual è la risoluzione del dato originale sul dominio che è stato analizzato è una questione comunque importante che può portare a differenza. Vi ho già parlato di interpolatori globali. Quando si usano delle superfici tipo piani o elementi di questo tipo si parla di tendenze o trend in inglese. Cioè sì, una tendenza in qualche modo si presume che si di essere in grado di stimarla con una certa facilità, non è sempre così, soprattutto se il dato è molto variabile. E le procedure per dedurre, per esempio, dei dati di precipitazione, dei trend, sono molto complicate perché la variazione delle precipitazioni è più grande della media delle precipitazioni in un punto e in un istante, e quindi questo comporta dei problemi.
come vi ho detto, i trend comunque si limitano a polinomiali. Quando parliamo di polinomi, possono essere polinomi globali, cioè su tutta la superficie, o polinomi locali, per esempio, che interpolano un insieme di punti. Ma di solito non andiamo mai oltre a questo tipo di polinomi, cioè polinomi di secondo o di terzo grado. Questo per dire che nel campo dell'interpolazione vale quel principio che diceva: datemi una curva con tre parametri e io vi interpolo l'elefante, datamene una con quattro parametri, gli faccio anche muovere la coda. Noi non siamo in grado di controllare grandissima complessità, o comunque se aumentiamo la complessità degli interpolatori, poi dobbiamo avere delle buone ragioni per farlo e degli strumenti euristici, euristici vuol dire di argomentazione, di ragionamento, di evidenza sperimentale per farlo. Questo appunto è il caso delle varie curve, i residui diminuiscono sempre rispetto ai punti all'aumentare del numero del grado dei polinomi di interpolazione. Ci sono varie tecniche di stima locale. Una di queste, che vedremo dopo nella terza parte, sono i poligoni di Thyssen. È un metodo che abbiamo ereditato dalla cartografia, che si può dire antica anche se relativamente recente, cioè che io ho visto nella mia vita, quindi la cartografia, quella sulla carta, non la cartografia numerica, in cui si prendevano le carte e si facevano dei ragionamenti sulle carte rappresentate. L'IDV sta per Inverse Distance Weighting, usa l'informazione di un punto è supposta essere una funzione delle misure degli altri punti in funzione della distanza, in una certa funzione della distanza che poi vedremo. Poi ci sono radial basis functions, sono prese invece delle funzioni radiali che sono differenti anche nell'ordine, nelle varie direzioni, quindi, e poi il kriging, su quale noi ci soffermeremo un po' di più, anche perché vi chiederemo di usare il kriging per fare alcune interpolazioni di precipitazione di temperatura. Negli anni più recenti, cioè recentissimi, ci sono anche delle nuove tecniche interpolative che non sono elencate qui, che sono quelle che hanno a che fare con quelle tecniche che globalmente si chiamano tecniche di machine learning. Ne avete mai sentito parlare? Sì, immagino che qualcuno vi abbia parlato di questo. Beh, tecniche di machine learning sono quelle tecniche che per esempio fanno funzionare, la TV le chiama tecniche di intelligenza artificiale, in realtà sono delle tecniche statistiche, delle metodologie statistiche molto sofisticate, di cui in genere non sappiamo dare una espressione analitica, ma sappiamo costruire un algoritmo che fa queste cose. Sono definite attraverso gli algoritmi e non attraverso le equazioni. Però sono famiglie anche di strumenti diversi, cioè ci sono degli algoritmi che si chiamano forest fires, gli altri che si chiamano neural networks, reti neurali, che poi hanno a che fare con quelli che sicuramente avete sentito, si chiama deep learning, queste cose qua, no? Che servono per esempio anche per il riconoscimento vocale, per comandare questi strumenti che già si cominciano a trovare nelle nostre case e così via, ma possono essere usati ugualmente anche per interpolare i dati, però noi non ne parliamo. Aprirebbe una voragine di cose da sapere, ma voi sappiate che appunto ci sono anche queste tecniche e coloro che si occupano di tecniche di interpolazione di dati ambientali in questo momento pubblicano prevalentemente questioni legate all'utilizzo di tecniche di machine learning sull'interpolazione.
Quando parliamo di interpolatori locali abbiamo a che fare con un raggio di influenza. Allora il raggio di influenza qui su questa slide serve per dire che si può descrivere in due modi. Uno è fissando il raggio di influenza, il che può andare bene da un certo punto di vista, perché noi ci sembra più ragionevole poter controllare, dare un significato anche a cose che variano con la distanza. Altro invece, un'altra tecnica è quella di avere un raggio di lunghezza variabile, però che contiene all'interno un numero prefissato di punti, perché poi su questi punti all'interno di un determinato raggio noi dobbiamo fare una statistica, quindi ne dovremmo avere comunque un numero sufficiente per poter fare medie, varianze e poi, come vedremo, covarianze e cose di questo tipo. Quindi entrambe le cose sono lecite. Anche qui andrebbe ragionato a priori quale dei due metodi si utilizza, e utilizzando un metodo piuttosto che un altro nell'interpolazione si ottengono risultati ovviamente diversi. Un tema difficile da trattare è quello delle barriere, per esempio le scarpate, non so, nella topografia. Le tecniche che noi andremo ad utilizzare generalmente non descrivono bene queste barriere, che devono essere introdotte in modo un po' artificiale, però ci sono anche alcuni studi particolari che utilizzano queste diciamo degli accorgimenti per poter descrivere le barriere. Tutto questo in realtà nello spazio ordinario, perché ovviamente ogni curva, ogni superficie, ogni elemento dello spazio può essere immaginato non solo nello spazio, ma per esempio in altri spazi trasformati, per esempio lo spazio di Fourier, cosa di cui qui non si parla. Cioè noi potremo questo paesaggio, questa curva, sviluppare in segni e coseni, evidentemente in x e in y, quindi, e approssimarlo con una serie di Fourier, cosa di cui qualche nozione dovrebbe avere. Lo nomino qui perché, per esempio, ci sono negli spazi di queste funzioni di base con le quali si possono costruire delle altre funzioni, sono molto vari. Diciamo, negli ultimi 30-40 anni, per esempio, sono stati introdotti un altro spazio di funzioni completo, cioè che riesce a descrivere ogni altra funzione, che si chiama lo spazio delle wavelet, ondine, mai sentite nominare, sono state alla moda tantissimo e adesso un po' sono in disuso, però, cioè non sono in disuso, però le wavelet hanno una caratteristica rispetto alle serie le serie di Fourier, che possono rappresentare funzioni anche discontinue, e poi esistono molti altri metodi, insomma. Quindi questo per dire che i metodi di interpolazione tanto sono importanti quanto sono poi le possibili variazioni sul tema di questo con cui si possono fare. Parlavamo prima dei poligoni di Thyssen o i poligoni di influenza, e vi dicevo che questa era un'eredità dell'epoca delle mappe non digitali. Beh, voi avete queste misure, si tratta di disegnare per ciascuno punto un poligono di intorno al punto, in maniera tale che di associare la misura del punto a tutto il poligono. Il risultato è che io il mio campo lo approssimo con una serie di misure che non sono, in cui punti vicini possono avere valori discontinui. I poligoni di Thyssen, soprattutto poi quando si vede la loro relazione con la triangolazione di Delaunay, che vi mostro più tardi, sono facili da disegnare nelle carte. Si prende una carta, questi gessi sono i miei punti di misura, unisco i miei gessi, poi per esempio traccio il circocentro di questo grafico, traccio delle rette ortogonali ai lati del triangolo,
ho tre punti, costruisco un triangolo con questi tre punti, ma se ne ho quattro punti ho una certa arbitrarietà nel costruire i triangoli, scelgo il circocentro di questo triangolo e poi e voilà, tracciando e prolungando le rette che adesso non mi ricordo più come si chiamano, ho diviso il piano in tre parti, ciascuna delle quali di competenza del punto, e ho costruito un'immagine di quel tipo. Diventa più complicato quando ho più di tre punti, ovviamente, perché tre punti è un simplesso nello spazio bidimensionale e ho un modo solo per disegnare l'unione dei tre punti, ma se ne ho quattro, naturalmente potrei disegnare questo triangolo qua e poi riprodurre il processo di prima, ma come vedete potrei anche aver disegnato questi due triangoli piuttosto che gli altri. Quindi man mano che cresce il numero di punti oltre a tre nel piano e a quattro nello spazio, ho varie possibilità di costruire questa divisione, e la triangolazione dell'Onet dà una risposta a questo tipo di sistema. Beh, quando noi andiamo a vedere i risultati di una triangolazione di questo tipo, il risultato non è bruttissimo, se proprio vogliamo dirla tutta, quando abbiamo un grande numero di punti, però certamente ci sono queste discontinuità che vengono via via ridotte man mano che aumenta il numero di punti. Questo in qualche modo lo sappiamo dall'analisi, dal calcolo, che questo succede, e approssimiamo per via delle superfici meglio. Come vi ho detto prima, un arbitrio nella definizione dell'area di influenza, anche qui man mano che aumentiamo il numero di punti nella stessa area, rendiamo meno influente questa azione arbitraria, e quindi potremmo anche valutare che questo sia una soluzione al nostro problema di interpolazione. Come vedete qui, vengono costruiti quelli che chiamano dei natural, poi probabilmente ci si può sbizzarrire attorno al tema di come si tracciano questi poligoni. Ad esempio qui Simpson propone un metodo più o meno rigoroso. In questo caso l'importanza, i metodi sono tutti in qualche modo arbitrari, l'importanza è che siano riproducibili, perché siano date delle regole algoritmiche con cui si possono di ottenere, se si ripete la stessa operazione, due volte lo stesso risultato. Riguardo alla triangolazione di Delaunay, dice che dati un insieme di punti si vanno a cercare quei triangoli i cui angoli sono più vicini agli angoli retti possibili, cioè non esistono mai, cioè hanno con angoli più equipartiti possibili tra di loro, cioè senza avere per esempio degli angoli in cui c'è un angolo chiuso di quasi 180 gradi e degli angoli e di altri due angoli piccolissimi. Cioè i triangoli devono essere massimamente ciccioni, se vogliamo definirla così, cioè il più possibile avvicinarsi all'idea di un triangolo equilatero, per quanto i dati lo rendano possibile. Questa cosa è una cosa che facendola sulla carta, appunto come dicevo prima, può risultare relativamente semplice, con qualche errore arbitrario, perché evidentemente le combinazioni e le possibilità crescono al numero dei punti, però si può fare facilmente su una carta, su una mappa. Dal punto di vista computazionale invece questo non è proprio così banale. Costruire un metodo di triangolazione di Delaunay, dal quale poi separare le parti, è un problema di geometria computazionale risolto, diciamo, però pesante dal punto di vista del calcolo.
In altre situazioni una cosa di questo tipo si chiama una mesh, una griglia. Qui è usata per approssimare la superficie, in altri è sempre usata per approssimare la superficie, ma in altri casi, per esempio se voi state risolvendo delle equazioni con le derivate parziali con un metodo numerico, queste rappresentano appunto i tipi di valore, i tipi di elementi sui quali voi andate a risolvere l'equazione. Quindi il concetto di interpolazione poi ha aspetti che anche ci sfuggono. Direi che da certi punti di vista la branca della matematica che si occupa di queste questioni è la topologia algebrica, se uno volesse approfondire il tema. Dunque, inverse distance weighting, l'abbiamo, pesiamo con l'inverso della distanza, cioè prendiamo le misure sono moltiplicate per un peso, chiamiamolo omega o W con I, per esempio la misura chiamiamola M con I per W con I, dove W con I è il peso è 1 su la distanza elevata ad un certo esponente, per esempio D al quadrato, D alla 2 terzi e così via, dove questo esponente è un parametro del sistema. Poi nella terza parte vedremo dei risultati di questo inverse distance weighting e vediamo quali sono gli elementi che lo condizionano, cioè la misura del punto ignoto è uguale alla somma delle misure dei punti noti Z con I per il peso W con I diviso la somma dei pesi, o se meglio, se volete, questa somma dei pesi ci può portare dentro all'area integrale e assumere che questi pesi siano, la somma di questi pesi sia 1. Questa è la sintesi di questa formula. E questa comunque è una media pesata in senso generalissimo. Solo che la media qui è fatta con l'inverso della distanza elevata ad un certo esponente. Questo è un algoritmo che ha un vantaggio molto grande dal punto di vista del calcolo computazionale del computer, è facilissimo da implementare. Se io vi do n punti e vi lascio lì con la pagina in bianco davanti per un paio d'ore, anche voi siete in grado di costruire un algoritmo magari non efficientissimo che fa questo calcolo su n punti. Ci sono dei problemi legati all'inverse distance weighting, per esempio il fatto che brusche variazioni delle superfici non possono essere tenute in conto, ma questo, ogni problema di interpolazione porta con sé le sue eccezioni. In particolare una mappa per esempio di precipitazioni sul Texas, di variazioni su precipitazioni, sì, fatta sul Texas su queste misure porta poi a questi lobi circolari che vengono chiamati bullseye ad occhio di bue, di toro, che possono non essere così, così rilevanti. Usando alcuni polinomi si può regolare quando una superficie ci appare ruvida o smooth, cioè continua. Anche questo è, come dire, un gusto, una questione arbitraria, cioè il fatto che noi interpoliamo i nostri dati con superfici che sono più o meno continue. Questa è un'informazione accessoria rispetto ai dati che noi abbiamo sulla natura complessiva della distribuzione dei campi che noi possiamo aggiungere e controllare attraverso, per esempio, l'utilizzo di opportuni polinomi. A parte i polinomi possiamo usare anche quelli che si chiamano spline, sono sempre polinomi che però sono locali,
Le spline sono delle funzioni base dei polinomi locali, però basi, basate sui singoli punti di misura. Quindi ho un polinomio magari dello stesso ordine su tutti i punti, ma con coefficienti diversi in ogni punto. Questi coefficienti come sono generalmente controllati? Sono controllati imponendo la continuità della superficie, per esempio, e imponendo la continuità delle derivate della superficie. Tanto più alte sono le derivate su cui imponiamo la continuità, tanto più la superficie appare continua. E allora alcuni hanno introdotto in questo particolare branca, diciamo, di interpolazione, soprattutto nel caso dell'interpolazione spaziale, il concetto di tensione, cioè la tensione è un controllo sulle derivate secondo di una curva che fa sì che le curve siano più tonde o meno tonde in pratica, come esempio tipo. Per esempio Grass, che voi alcuni di voi conoscono, ha un comando che usa questa regularized spline with tension, che è stato introdotto da Mikas e Mitasova ormai più di 25 anni fa, e la Mitasova è uno degli autori, diciamo, del libro con la L maiuscola su Grass. E dopodiché ovviamente dobbiamo avere anche dei criteri ulteriori per decidere se i nostri dati sono interpolati bene. Questo può essere per esempio l'analisi dell'errore quadratico medio, ma esistono anche altre varie funzioni costruite sempre sull'idea dell'errore quadratico medio per controllare il grado di interpolazione. Abbiamo già visto negli altri casi, nell'interpolazione delle distribuzioni di probabilità, che l'ottimo in qualche modo è arbitrario, no? Cioè, si stabiliscono dei criteri di ottimo, poi si soddisfano. Anche qui vale la stessa questione, si va a costruire dei criteri di ottimo, per esempio per minimizzare l'errore, per esempio per minimizzare la curvatura del sistema, cioè farla il più dritta possibile pur facendolo passare fra i punti. Rimane però poi il problema di come calcolare l'errore. Diciamo che il metodo più usato e più semplice per calcolare l'errore è quello che si chiama Liebowitz o Jackknife, dopo sì, e variazioni sul tema. Supponiamo per esempio che a ciascuno di voi faccia una misura della temperatura dell'aria nel punto in cui si trova seduto. Allora il Liebowitz, e vogliamo interpolare la temperatura nei punti dove non c'è seduto nessuno. Allora, per capire, noi vogliamo non solo interpolare la temperatura lì dove non c'è nessuno, ma vogliamo anche dire, beh, la temperatura lì è 17 gradi, supponiamo, sarà un po' di più adesso, qui dentro, supponiamo 20 gradi, più o meno un grado. Vogliamo anche dare un'idea dell'errore, perché questo errore può essere importante. Noi lavoriamo sempre su approssimazioni, però talvolta l'errore può essere così grande, si può propagare che in maniera così virulenta, diciamo così, per cui le nostre previsioni sono alla fine molto incerte o assolutamente incerte. Allora quello che si può fare è, abbiamo le misure dove c'è ciascuno di voi, a turno si usano tutti gli altri dati fuorché uno per interpolare le varie il dato di temperatura. Dopodiché, se per esempio non ho misurato la temperatura dove c'è lui, cioè non ho usato la sua temperatura, posso usarla per calcolare l'errore sulla previsione.
ripetendo su tutti gli elementi, ottengo poi una media spaziale dell'errore. Anche qui posso poi combinare il sistema in maniera più o meno locale. Lei non ha capito. Allora, lui ha fatto la sua misura, ma io dico adesso nella mia interpolazione non ne tengo conto. Allora faccio l'interpolazione su tutti gli altri vostri dati. Mi scusi se la tocco ogni tanto, ma non c'è. Allora, cosa succede? Faccio l'interpolazione, per mezzo dell'interpolazione inferisco un valore dove c'è il vostro collega. La differenza tra il valore inferito attraverso l'interpolazione e la misura che lui ha fatto lo uso come errore. Dopodiché però ripeto l'operazione su tutti voi, cioè vi escludo uno alla volta, e questo è il leave one out. L'errore che io ottengo poi è la media sull'area di tutti gli errori. E dopo potrebbe succedere che, per esempio, le finestre di qua sono chiuse, le finestre da questa parte alla mia sinistra sono aperte. Allora potrei pensare che magari l'errore che si fa nella misura a sinistra è diverso che a destra. E allora potrei, invece di usare tutto, separare il sistema in due campioni e rifare le cose sui due campioni separati localmente. Cioè anche qui poi ho infinite variazioni sul tema che io posso attuare sulla base di argomenti. Vediamo se riparte con gli argomenti ragionevoli. Insomma, non c'è nulla peraltro di particolarmente segreto. Il metodo standard per calcolare le differenze è l'errore quadratico medio, come sempre. Vi ho detto che esistono altri metodi e vi ho già detto che esistono altri metodi e magari ne vedremo anche qualcuno più in là in laboratorio. È ovvio che i bordi sono sempre un po' sfortunati, nel senso che chi si trova nelle ali estreme, per esempio, di questa stanza, ha una temperatura che dipende da quello che sta fuori anche, ma noi non abbiamo nessuna misura fuori da questa stanza, abbiamo solo le misure all'interno di questa stanza, cioè quindi i valori intercolati in prossimità dei boundaries, dei contorni, soffrono, diciamo, di questo aspetto. Per cui spesso quando si vogliono avere delle misure, la cosa importante da fare sarebbe scegliere un'area molto più grande o relativamente più grande e interpolare su quell'area e poi considerare le misure solo nell'area che in questo caso compare in grigio e dove effettivamente siamo in grado di controllare, per esempio, anche le errore. Mi pare che questa sia l'ultima di questa parte.